Parliamo adesso del nuovo TP52 Luna Rossa che è stato varato oggi a Trieste. Ci sono stati molti grandi festeggiamenti in Piazza Unità. Ci racconta tutto Giulio Guazzini. Piazza dell'Unità, Trieste, un grande giorno. Da questo momento parte la 36esima edizione della Coppa America per Luna Rossa. C'è stata la rottura tradizionale della bottiglia, un momento veramente importante, quasi un momento iniziatico per gli appassionati, per i grandi velisti, per tutti quelli che fanno le regate. Una grande festa della vela, questa che coincide con la Barcolana, la 50esima edizione che ci sarà a ottobre, ricordiamolo, qui a Trieste. Non è casuale questo incontro, qui c'è l'equipaggio di Luna Rossa, tanti personaggi che sono qui. Mitja Jalluz sicuramente uno di loro, perché ha voluto questo evento con la Barcolana, 50esima edizione a ottobre. Ma la Barcolana 50 inizia oggi con un gemellaggio straordinario tra quella che è la nazionale italiana della vela, Luna Rossa, e la regata più affollata al mondo. Questa è una città della vela, oggi abbiamo avuto decine e decine di barche, centinaia di persone, quasi più di un migliaio di persone per salutare Luna Rossa e per fare un grandissimo in bocca al lupo a questo team guidato magistralmente da Patrizio Bertelli e da Max Sirena. In bocca al lupo. Grazie davvero Mitja, vediamo i partecipanti del team, che si prova. Il varo una barca è qualcosa di iniziatico, tu tanti ne hai assistiti. Che cosa significa questo momento a Trieste, una giornata così? L'unica cosa che bisogna ricordarsi nella vita è che più ne fai vuol dire più campi. Quindi non è un problema di dire ne ho fatti altri. Più ne fai e più vuol dire che riesci. Io ho 72 anni, mi sembra di essere soddisfatto e spero di poterne fare altri. Grazie. Bene, grazie. Grande occasione per Luna Rossa, Patrizio Bertelli e il team Prada. Ci saremo nel 2021 a Oakland. Grazie Patrizio. Grazie. Alle spalle sempre Luna Rossa. Ricordiamo il TP52, l'imbarcazione con la quale il team Luna Rossa si allenerà da questo momento in poi in vista della 36esima edizione della Coppa America. Ricordiamo la nuova imbarcazione, la C75, una barca volante straordinaria, sarà costruita, realizzata e messa in acqua per le prime prove a marzo del 2019. Intanto l'avventura è iniziata qui a Trieste in una giornata davvero eccezionale. Grazie, linea allo studio intanto.